Il 2011 si annuncia come un anno di quelli da ricordare, a partire proprio dal mese di gennaio, che seppur povero in quanto numero di uscite, vedrà arrivare sugli scaffali già un paio di pesi massimi. Cominciamo però da un prodotto di basso profilo e dallo stesso tempo di grande qualità. Stiamo parlando di Ilo Milo, puzzle game indipendente esclusivo per Xbox Live Arcade, che grazie ad uno stile coloratissimo, a due protagonisti irresistibili e ad un gameplay ottimamente calibrato, è riuscito a conquistarci. Il prezzo altamente competitivo aiuta a renderlo un prodotto da non farsi scappare, disponibile dal 5 gennaio sullo store Microsoft. Il 14 gennaio vedrà l'arrivo dell'attesa nuova produzione Sony Online Entertainment, DC Universe Online. Questo nuovo MMO permetterà agli utenti PC e PlayStation 3 di indossare calzamaglia e mantello in compagnia dei propri supereroi DC preferiti. Un gameplay immediato ed un editor dei personaggi potente e versatile sono le caratteristiche di punta del titolo, che speriamo si riveli in grado di fornire anche una buona profondità di gioco. Lo stesso giorno gli utenti DS europei potranno finalmente mettere le mani su Kingdom Hearts Recoded, remake del capitolo uscito tempo addietro su cellulare, ma rimasto finora confinato in Giappone. Un nuovo capitolo indispensabile per gli appassionati della serie, che in Recoded troveranno grafiche e gameplay migliorati per sfruttare le capacità del portatile Nintendo. Quest'anno vedrà arrivare nei negozi un numero davvero importante di esclusive di rilievo dedicate all'ammiraglia Sony. Sarà LittleBigPlanet 2 ad aprire le danze il 19 gennaio, riproponendo quella formula che l'ha reso unico nel suo genere. Un platform cooperativo atipico, ma soprattutto una piattaforma per soddisfare la voglia di creare dei giocatori. Il 21 gennaio potremo finalmente scoprire il misterioso sparatutto prodotto da Square Enix e sviluppato da Field Plus, intitolato Mind Jack. Nonostante sia ormai prossimo all'uscita, questo titolo ha mostrato molto poco di se stesso, configurandosi come uno shooter la cui caratteristica peculiare sarà rappresentata dalla possibilità di controllare la mente di qualsiasi altro personaggio del gioco. Intrigante lo sviluppo di questa feature nella modalità multiplayer cooperativa. Aspettatevi una recensione su queste stesse pagine a breve. Non ha invece bisogno di presentazione alcuna Mass Effect 2, che cessa di divenire un'esclusiva Microsoft per approdare finalmente anche su PlayStation 3, completo di tutti i DLC rilasciati finora e graziato da una grafica ulteriormente perfezionata. Dopo anni di assenza dalle scene, Jane Jensen, scrittrice dietro la storica serie Gabriel Knight, è finalmente tornata all'opera proponendo al suo pubblico una nuova avventura grafica, intitolata Grey Matter. Già recensito sulle nostre pagine, questo nuovo prodotto propone la formula classica del genere, vista qualche interessante trovata, ma vede soprattutto nella bellissima atmosfera e nella maestosa colonna sonora i propri punti di forza. Grey Matter è in arrivo su PC e Xbox 360 il 27 gennaio. Il mese chiuderà in bellezza niente meno che con Dead Space 2, in uscita su console HD e PC il 28 gennaio. La recente prova pad alla mano è servita solo a farci desiderare più che mai di perderci nello sprawl. Il 25 gennaio vi faremo sapere se varrà la pena di tornare a vestire i panni di Isaac Clarke per affrontare le vostre paure più intime.